con Repubblica, una foto, la pacificazione con Repubblica, d'ora in poi ci attaccherà di più. E questa è la sua funzione. Senti, invece con Macron tutto risolto. Aspetti, aspettiamo gli altri. No, più di così. No, perché lei è sempre in prima fila, ma anche gli altri hanno diritto. Come no? Buongiorno, prego. Allora, com'è andata la relazione dell'anticorruzione? Volevo sapere se è preoccupato anche per ultime vicende che sono accadute e che sono sulla cronaca di tutti i quotidiani. Oggi abbiamo ho ascoltato con attenzione la relazione del presidente Cantone dell'ANAC. L'ANAC ha una funzione importante, ovviamente, perché è l'autorità preposta a prevenire e combattere la corruzione nel paese. I dati sono interessanti, sono emersi alcuni punti che considero di particolare interesse. Ho apprezzato e condiviso l'attenzione che è stata riservata all'istituto del whistleblowing nella prospettiva di una sempre maggiore effettività e di assicurare una concreta efficacia a questo strumento che ritengo personalmente e riteniamo come governo molto utile sul piano della prevenzione della corruzione e del contrasto alla corruzione. È emerso un altro dato significativo, e cioè il riconoscimento che il codice degli appalti del 2016, che è in via di attuazione, perché come avete visto ci sono ancora tante linee guida, tanti decreti, alcuni decreti che adesso sono in corso di implementazione, però ecco, c'è stato anche un richiamo da parte nella relazione a degli interventi probabilmente regolatori di messa a punto che si richiedono, quindi dovremo valutare su questo fronte l'attenzione del governo è massima. E da ultimo mi sembra anche interessante il riferimento, il richiamo alla necessità di un intervento regolatorio che vada a combattere, a contrastare e prevenire la corruzione in quelle zone opache dove si annida l'operato delle lobby e delle fondazioni collegate alla politica. Ecco, questi mi sembrano, diciamo, gli segnali più interessanti che ho ricavato da questa relazione, oltre a tutte le altre valutazioni. Grazie. Esiste un caso Roma, visto che comunque la capitale continua a essere squassata dalle inchieste? Esiste in Italia un caso corruzione su cui dobbiamo sempre stare attenti e su cui dobbiamo lavorare noi regolatori, le autorità, ovviamente come l'ANAC, e l'autorità giudiziaria sicuro della economici, il ministro dell'economia non è andato all'incontro con l'omologo francese. Con Macron parleremo di tutto, perché ovviamente gli argomenti all'ordine del giorno sono sicuramente, vista l'agenda del Consiglio europeo prossimo di fine mese, il tema dell'immigrazione, quindi la modifica del regolamento di Dublino, come pure dell'unione bancaria barra monetaria. Quindi sicuramente saranno questi temi principalmente affrontati, ma con lui, come è già successo al G7, parliamo di tutto. Grazie. La telefonata invece che ti siete detti? Sono state delle scuse. Sì, sì. Aspetta. Per quanto riguarda la telefonata l'ho già dichiarato. Ieri sera tardi ho ricevuto una sua telefonata, c'è stato un chiarimento iniziale in cui lui ha precisato di non aver mai rivolto, non erano a lui attribuibili quelle espressioni ingiuriose che sono state rivolte verso l'Italia e il popolo italiano, e quindi ha fatto, dopo questa precisazione iniziale, questo chiarimento iniziale, la telefonata si è sviluppata con toni molto cordiali, abbiamo continuato a lavorare, a prospettare le ipotesi di cooperazione. Siamo tutti e due consapevoli che Italia e Francia, ma anche con gli altri partner europei, dovranno lavorare fianco a fianco, perché le sfide che ci attendono non sono sfide che riguardano un solo paese, ma riguardano tutti i paesi dell'Europa. Vi ringrazio, buona giornata a tutti. Grazie.